Tania è scappata, giustamente a me mi scappava una ripresa, questa è la postazione ideale, una specie di gazebo, anche se è sempre stato chiuso, non so se vendevano qualcosa di legno, e questa è la postazione ideale per fare le riprese qua dove stavamo prima. Siamo spostati e la giornata volge al termine, sono le 7 di sera, si vede già che comincia il tramonto. E questa è la spiaggia della Pelosa, e questo è il mio ricordo della spiaggia della Pelosa, che comunque mi rimarrà per sempre, anche se non siamo potuti fisicamente sdraiarci qua per colpa delle prenotazioni e del sindaco, o comunque non so, di Solinas, di sindaco di del posto. E però è stata stupenda come esperienza. Il mare, comunque qua non sono fatto a nuoto, ma la spiaggia sicuramente qua vale la spiaggia. Se uno vuole rilassarsi sulla spiaggia, questa spiaggia è bianca, grande, assolutamente morbida, veramente questa spiaggia è stato uno spettacolo e stupendo, assolutamente stupenda. Comunque una delle mie spiagge della Sardegna, se non la migliore, ovviamente forse anche la più famosa, probabilmente sicuramente la parte di Stintino e con il Golfo della Sinara che abbiamo qua di fronte. Parliamo di qualcosa che è veramente eccezionale, e anche le riprese da sopra sono incredibili. Sinceramente non avevo grosse aspettative, perché pensavo che più o meno la Sardegna fosse bella, ma ci sono alcuni punti, come appunto la Pelosa, che effettivamente meritano parecchio. Per cui sinceramente nessuna delusione di quei chilometri che ho fatto, anzi vedremo se arriverà la multa, che c'è un'auto velox praticamente vicino a, ecco qua, l'uccello che appena, forse c'è il nido là sopra probabilmente, non so se si riesce a vedere. E comunque beh, a parte diciamo i 10 km di differenza, che non so se mi costeranno la multa, che è il limite tipo 50, io andavo su tutti 60, quindi 55, non lo so, presumo che non stavo andando oltre 60. Però comunque, lasciando stare questa cosa, diciamo cercheremo di farci più attenzione e andare più piano, anche se qua corrono come pazzi tutti praticamente. Però ripeto, l'acqua qua è qualcosa di stupendo, mi viene di voglia di berla, cioè assolutamente, tutto rispetto per la Puglia, però qui sono dei paesaggi che sono paurosi. Andiamo ad aggiungere Tania e che dobbiamo fare? Purtroppo domani ci spostiamo su Olbia e credo che Olbia non deluderà. Hilton sicuramente sarà una figata bestiale, e credo che ci siano altri posti da vedere ancora meravigliosi. Qui non ci ritorneremo perché comunque è dall'altra parte della Sardegna, ovviamente stiamo parlando della parte nord-ovest, quindi, e noi ci spostiamo domani sul fronte est, quindi proprio Olbia. Ok, andiamo ad aggiungere Tania, è assolutamente outstanding.